Buongiorno a tutti, nuovo video, sono in dolce compagnia oggi e Ciao a tutte! quindi ho deciso di fare un tag coinvolgendo anche lui che oggi mi farà da cameraman, da supporto, da spalla e iniziamo subito perché questo è il tag sulle 100 domande e quindi verrà sicuramente un video abbastanza lungo però. Lo sapete, più lungo è, più mi piacciono questi video, quindi. Allora, domanda numero uno. Dormi con l'armadio aperto o chiuso? Perché? Non lo so. In camera non abbiamo l'armadio, in realtà. Oddio, non è che viviamo. No, nel senso che abbiamo un locale separato per l'armadio. Però se dovessi dormire con l'armadio in camera, penso che dormirei con l'armadio chiuso. Beh, ma è indifferente, cioè non è cos'è per paura che ci Ma sia dentro giusto. qualcuno. Domanda numero 2. L'amante. L'amante anche, l'amante. Domanda numero 2. Rubi lo shampoo e il balsamo negli hotel quando lasci la stanza? Mi è capitato. Che vergogna. Brava, Mi è complimenti. capitato. Domanda numero 3. Dormi con le lenzuola dentro o fuori? Dentro. Dentro perché se non è infilata bene sotto la coperta, nel mio piumone, e se non lo infiliamo bene sotto, mi dà fastidio che poi dopo, quando lui mi ruba le coperte, rimango con i piedi fuori, quindi dentro. Domanda numero 4. Hai mai ruotato un segnale stradale? Perché dovevo Lei farlo? li No. tira giù i segnali No. stradali, non li ruba. Cioè non è fatta volontariamente se lo trascina da Ma dove era non a è casa. vero. Non è vero, non ascoltatelo. Ti piacciono i post-it? Sì, tantissimo, mi piacciono i post-it, quelli colorati, quelli a forma di cuoricino oppure a forma di fumetto. Mi piacciono tantissimo, però qualcuno non mi appoggia mai queste cose, quindi non li compro mai. Poi nessuno mi lascia i post-it in giro per casa, quindi niente. 6. Tagli i coupon e poi non li usi? Ma da noi non ci sono i coupon, quindi. Domanda numero 7. Preferiresti essere attaccata da uno sciame di api o da un orso? Io sceglierei le api, non essendo allergica, sceglierei le api. Direi che forse è un tantino meno pericoloso, anche se dipende da quante ti pungono. Hai le lentiggini? Sì, ho le lentiggini sul naso, e qui sulle guance, e un po' qua, sul décolleté. E diciamo che mi vengono fuori soltanto quando prendo un po' di colore, quindi quando sono bianca cadaverica in inverno non se ne vede nemmeno una. Quando inizia a uscire la primavera, quindi il sole mi bacia, allora mi viene fuori qualche lentiggine e le adoro tantissimo. Sorridi sempre nelle foto, domanda numero 9. Di solito sì, è raro che non faccio, cioè che faccio le foto serie. Non mi piace anche perché non so fare le facce quelle tutte da femme fatale, quindi di solito rido e sono più naturale possibile. Domanda numero 10. Qual è la cosa che ti irrita di più? Dipende dal contesto. Mi irrita l'invidia delle persone. Quando le persone parlano per invidia, magari senza sapere le cose, parlano solo per invidia. Questa è una cosa che mi irrita tantissimo. Domanda numero 11. Conti mai i passi mentre cammini? Sì. Tu non fai mai? Sì, io lo So faccio. che è una cosa da disturbo ossessivo compulsivo, lo so. Conto i gradini. Contare i passi, contare i gradini. Magari quando sono in giro e cammino, magari faccio diversi chilometri per tenermi un po' in forma, mi è capitato qualche volta. Mi capita di contare i passi, poi divento scema. Però so che è una cosa da disturbo ossessivo compulsivo. Quindi sento due disturbati praticamente. Sì. Problemi. Problemi. Domanda numero 12. Senti questa. Hai mai fatto la pipì in un bosco all'aperto? Sì, in un bosco sì. Mi è capitato, ma questa è ancora più bella. 13. Hai mai fatto la cacca in un bosco? Mi sa che sono l'unica che dice di sì. Io sì. Però ero piccola, allora ero veramente piccola. Non ne ho la certezza, ma ho un vago ricordo di aver fatto a cacca nel bosco perché i miei nonni hanno una casa in montagna e sicuramente mi è capitato perché o stavano facendo dei lavori oppure non funzionava il bagno e io ho il ricordo di essere con la mia mamma e fare i bisognini nel bosco. Domanda numero 14. Balli mai senza musica? Sì. Sì, quasi sempre senza musica. Magari la musica ce l'ho in testa e quindi per me è come se ci fosse.
finiamo con i disturbi. 15. Mastichi, penne e matite? Sì. Mi ricordo che quando andavo a scuola avevo tutti i tappi delle penne tutti distrutti, quindi sì, è un brutto vizio, ma l'ho sempre avuto. Adesso no. Io avevo le scrivi, cancella e riscrivi. No, ti mangiavi la gomma. E toglievo la gomma e la mangiavo. No, non la gomma, il tappo me lo masticavo. 16. Qual è la misura del tuo letto? È un letto matrimoniale standard. Poi, domanda numero 17. Canzone della settimana? Canzone della settimana? Ma in realtà va avanti da un bel po'. Quella che ascolto più spesso è Bailando, penso, di Enrique Iglesias. L'abbiamo ascoltata anche prima in macchina, quindi sì, penso che sia quella. Mi piace un casino. Domanda numero 18. Secondo te i ragazzi stanno bene con il colore rosa? A me personalmente non mi piace. Poi, oddio, dipende dal rosa, perché se prendi una camicia di quelle rosa, chiare, colore un po' pastello, mi piace. Però se mi dici una maglietta così, no. Domanda numero 19. Guardi ancora i cartoni animati? Assolutamente tutte le mattine. Guardo Sailor Moon, Pollon... Sailor Moon e Pollon. Sì, guardo quelli. Film peggiore che hai mai visto? Non so assolutamente il titolo, qui mi devi aiutare tu. Parlava di un mostro. Questi qua erano nello spazio e c'era questo mostro che metteva incinta una ragazza, non lo so. E lei partoriva questa specie di polipo. Terrificante, veramente terribile quel film. Vabbè, non siamo riusciti a capire che cavolo di film è. Se avete capito cosa intendo, scrivetemelo, così mi tolgo il dubbio. Poi, domanda numero 21. Se avessi un tesoro da nascondere, dove andresti a seppellirlo? Allora, seppellirlo penso di no, perché mi dimenticherei il posto dove l'ho seppellito. Quindi magari lo nasconderei tipo sotto una piastrella o qualcosa del genere. Ma tanto non ce l'ho, quindi non importa. Poi, domanda numero 22. Cosa bevi quando sei fuori a cena? Acqua frizzante, non fredda. A cena, sì, acqua e vino. Bianco, frizzante. Poi, domanda numero 23. In quale salsa mangi chicken McNuggets? Nessuna, perché non li mangio. Non mi piaccio, quindi nessuna. Domanda numero 24. Qual è il tuo cibo preferito? Se si può dire una categoria di quei dolci, perché li mangerei sempre comunque, si vede in quest'ultimo periodo. Però se devo dire invece una cosa specifica, direi la pasta in tutti i modi, pasta al forno, pasta, sempre pasta. Domanda numero 25. Quali sono i film che potresti guardare e riguardare senza mai annoiarti? Qual è il film che riguarderei sempre, un po' vecchiotto? Grease. Grease lo guarderei. Pensavo mi dicevi Vampire Diaries. No, quello no. Grease l'ho guardato almeno una ventina di volte. È bellissimo, tant'è che ogni tanto mi ascolto ancora le canzoni, le so tutte. E quindi Grease è il mio film preferito in assoluto. L'ultima persona che hai baciato? Chi è? Tu. Sapere. Chi vuoi che sia, tu. 27. Sei mai stata una scout? No. Ci sono gli scout da noi? Sì. Sì? Non l'ho mai fatto. Domanda numero 28. Poseresti mai nuda per una rivista? Non penso che mi capiterà mai nella vita una cosa del genere. Non penso che lo farei. No, cioè, per come sono fatta io, no. 29. Quando è stata l'ultima volta che hai scritto una lettera a mano su carta? Io le scrivo spesso le lettere a mano. E lui ne sa qualcosa, perché ne scrivo veramente tante, mi piace tanto scrivere a mano. E penso che sia stato il tuo compleanno. L'ultima volta è stata un mesetto e mezzo fa, quasi due. Domanda numero 30. Sai cambiare l'olio di un'auto? Ma assolutamente no, io so fare solo danni alla macchina. Ah, ma guardate quanto ne so viene fuori. No, allora, detta così sembra che l'ammacco dalla mattina alla sera, non è vero. La sera si risparmia perché usiamo la mia e guido io. Non è vero, io adoro guidare, mi piace tantissimo guidare. Sì, sì. Avete presente gli autoscontri quelli che ci sono al Luna Park? Già, è uguale. Sono brava a guidare, non farmi passare per una di quelle donne che fanno danni. Sono sempre attenta, prudente. Mai preso una multa per eccesso di velocità? No, per eccesso di velocità no. Mai io, mentre tu di recente. 32. Il tuo panino preferito?
Allora, quando siamo stati a Roma ho mangiato dei panini favolosi. Però, se devo dire, quello che prendo più spesso, panino o piadina, io preferisco la piadina rispetto al panino, io direi cotto, pomodoro e salsa rosa. Quello che prendi sempre. Quello che prendo sempre, è il mio preferito. Una fantasia. Però è buono. Semplice ma buono. Domanda numero 33. Cosa più buona da mangiare a colazione? È il mio pasto preferito. E vario spesso. Dai, fa le facce che sono cicciona. vario spesso quello che mangio a colazione, perché mi piace cambiare, passare fette biscottate con la marmellata, cereali, biscotti. Però la cosa più buona secondo me è una bella torta fatta in casa, oppure no, ce l'ho. La cosa che adoro di più a colazione è quando si va al bar a prendere le brioche del bar, i croissant di pasticceria, brioche con la marmellata. Questa è la colazione per me più buona in assoluto. Domanda numero 34. A che ora vai a letto di solito? Andiamo a letto tardi, abbastanza tardi di solito, mezzanotte, mezza alla una più o meno. Poi magari mi addormento anche prima sul divano, però questa è bellissima. Domanda numero 35. Sei pigra? Oh, dai che la sappiamo tutti la risposta. No, un pochino. Sono un po' pigra. Sono tanto pigra. Mi piace poltrire, quindi sì, sono pigra, però ci sono delle giornate in cui sono iperattiva in una maniera proprio allucinante, proprio fuori di me. Domanda numero 36. Quando eri piccola, da cosa ti vestivi per carnevale? Di tutto, ho fatto di tutto. Allora, mi sono vestita da gatto quando ero piccola, ci sono le foto di quando avevo tipo 3 anni, vestita da gattino, poi da principessa, da clown, da pirata, le ho fatte un po' tutte, e tutti i vestiti li ha fatti tutti a mano la mia nonna, e sono stupendi. Domanda numero 37, qual è il tuo segno zodiacale cinese? Penso drago? Drago. Hai visto che era drago? Lo sapevo che era drago, drago quindi. Poi domanda numero 38, quante lingue parli? Italiano, inglese e francese, quindi sono 3. Domanda numero 39, hai l'abbonamento a qualche rivista? No, quelle che mi interessano le vado a comprare, quindi no. Domanda numero 39, hai l'abbonamento... domanda numero 40, Lego o Playmobil? Non so cosa siano i Playmobil, so, li ho sentiti nominare, quindi so... Cosa sono, delle macchinine? Fammi vedere cosa sono. Ah, ho capito. Beh, ma io questi qui me li ricordo insieme. C'erano anche i personaggi della Lego. Dai, rispondi tu per me, io non giocavo con nessuno dei Lego, due. Lego, io avevo i Lego. Lego, va bene, allora diciamo Lego. Domanda numero 41, sei testarda? No, sono tanto testarda. È una delle cose che mi contraddistingue di più, l'essere testarda, la mia testardaggine mi contraddistingue. La mia mamma dice che sono una gran zuccona, perché se mi fisso su una cosa, mi metto in testa una cosa... Tanto il testarda. Giusto, dai, no, giusto. No, sei tanto testarda. Domanda numero 42, che show americani segui? Tantissimi. Allora, c'è The Vampire Diaries, The Arrow, The Flash. Sì, dai, lo guardiamo insieme, sì. Io lo guardo, dormo, però. Ah, ecco. No, però li vedo, dai, è carino. Poi, vabbè, ho visto Gossip Girl, poi The Big Bang Theory. Quello lo guardo. Quello sì, mi piace tanto. Poi, cos'altro? Beh, tanti ne ho visti. Però adesso ricordarmeli tutti così, questi sono i principali. Poi, domanda numero 43. Mai seguito le soap opera? No. 100 vetrine, Beautiful, quelle cose lì non mi piacciono, quindi no. Guardo Beautiful? No. 100 vetrine nemmeno. Il segreto. Il segreto è una soap opera. E no, che cos'è? Sì, il segreto si può considerare soap opera, magari... Cioè, la copia sputata di Beautiful, praticamente. Spagnola, però. Ho capito. Vabbè, quello lo guardo, gli altri no. Domanda numero 44. Soffri di vertigini? Tantissimo. Tanto. Sì, sono una cagasotto, ho ragione. Tanto che mi gira la testa quando arrivo ad una certa altezza, quindi... 20 centimetri. Non è 20 centimetri, è molto di più. Domanda numero 45, canti in macchina? Hai voglia, sempre. Sono stonatissima, però canto lo stesso, non mi interessa. Da sola proprio è una cosa naturale. Quando c'è lui è cattivo.
cattivo, perché lo fa apposta a fermare la musica mentre io canto per farmi sentire quanto sono stonata. Allora con lui magari muovo solo la bocca, però non canto. Però di solito sì, canto tantissimo in macchina. Domanda numero 46. Canti nella doccia? Sì, dai, però magari tu non mi senti, ma io canto nella doccia. Mi piace un sacco perché nella doccia mi sembra quasi di essere intonata. Domanda numero 47. Balli in macchina? Sì. Non si dovrebbe, però io ballo in macchina. Quando sono da sola, però, perché sennò mi vergogno. Se no lui mi dice, sta attenta, guarda, fai. Allora ballo in macchina quando sono da sola. Domanda numero 48. Mai usato una pistola? Perché dovrei aver usato una pistola? No. Domanda numero 49. Fotografia da un fotografo? Quando l'ultima volta? Mi sa che ero a scuola. Tanti, non mi ricordo, ma tanti, tanti anni fa, davvero tanti. Perché poi ho iniziato a usare quelle cabine. Sai, quelle cabine che magari trovi in giro per farti le foto. Quindi trovo che sia molto meglio quello, perché non c'è nessuno che mi guarda e mi vergogno molto meno. Domanda numero 50. Ti piacciono i musical? Sì, tantissimo. Tant'è che settimana prossima dobbiamo andare a vedere Grease. E quindi mi piacciono tantissimo. Domanda numero 51. Secondo te è stressante il Natale? Io adoro il Natale, però quest'anno l'ho vissuto in maniera particolarmente stressante, perché quando si è piccoli il Natale è solo un gioco, quindi si gioca, ci si diverte. Quando si cresce bisogna cucinare, bisogna pulire, bisogna sistemare, preparare tutto. Quindi un po' stressante è un po' stressante, però nel senso buono, cioè è a fin di bene, ma è stressante. Domanda numero 52. Mai mangiato un pierogi? No, perché non so cos'è un pierogi. Penso sia una specialità tipica di qualche paese, no? Mai mangiato. I pierogi presumo siano quei ravioli polacchi. Quelli che ha mangiato la Giulia? Bravissimo. Ah, sì, ho capito cosa sono. So che sono molto molto buoni, però io non li ho mai mangiati, perché non sono mai stata in Polonia, nemmeno a un ristorante polacco. Ho capito. Sono quei ravioli fatti poi gratinati, no? Sì, mia madre. Okay. Penso siano buoni, ma non li ho mai mangiati. Domanda numero 53. Quando eri piccola, cosa volevi diventare? Quando ero piccola volevo diventare tutto. Ho iniziato con la pittrice, volevo fare la pittrice. Poi sono passata alla ballerina, sono passata alla veterinaria, l'architetto, il dentista e basta, penso. Però tantissime cose, insomma, come tutti i bambini. Credi nei fantasmi? No. Io no. Domanda numero 55. Mai avuto un déjà vu? Tantissime volte. Tantissime volte capita che magari stai vivendo una situazione e sembra già di averla vissuta in passato. 56. Prendi delle vitamine? No, sono così iperattiva, così di mio. Non prendo sono così di mio, non prendo niente. Domanda numero 57. Indossi le ciabatte? Sempre le ciabatte. Anche se mi piace tantissimo camminare a piedi nudi e piedi scalzi, però dopo mi viene freddo, perché mi si raffreddano i piedi, quindi metto le ciabatte. Mia mamma mi ha sempre sgridato, perché da piccolina camminavo sempre a piedi scalzi e a lei dava fastidio perché facevo le impronte in giro, e quindi mi diceva sempre: metti le ciabatte, adesso faccio quello che voglio. Quindi se voglio metto le ciabatte, se non voglio non metto le ciabatte. Mette le ciabatte. Quasi sempre metto le ciabatte. 58. Indossi l'accappatoio? Sì. Domanda numero 59. Cosa indossi quando vai a dormire? Cosa indosso quando vado a dormire? Una cosa sexissima. Il pigiama della nonna. Non è vero, pigiama quasi della ci nonna. Siamo. E le calze, assolutamente le calze. Guai, anche sì. In estate. Calze anche in estate. Qual è stato il tuo primo concerto? Non sono mai stata a un concerto. Gli insulti qui sono ben accetti. Diteglielo anche voi. Non sono mai stata ad un concerto, non mi ha mai ispirato. Non sono mai stata ad un concerto. Domanda numero 61. Adidas o Nike? Non c'è una terza risposta per dire nessuna delle due. Non mi piacciono le scarpe così. Però se devo scegliere dico Adidas, perché le Nike fanno le scarpe troppo grosse, fa un po' il piede enorme. Non mi sono mai piaciute le Nike. 62. Cereali Cheetos o Fritos? Non so cosa siano, io scelgo i Cheerios. I Cheerios. 63. Semi di girasole o noccioline? Noccioline, tutta la vita noccioline. Domanda numero 64. Mai sentito parlare del gruppo Trebien? No. Domanda numero 65. Mai preso lezioni di danza? No.
Volevo fare la ballerina da piccola, ma non ho mai fatto danza nella mia vita, quindi non so come potevo pensare di diventare una ballerina. Domanda numero 66, riesci ad arricciare la lingua? La risposta è no. Sì, guarda, mi si attorciglia. Aspetta, qui cos'è che dice? Arricciare la lingua? Se la attorcigli su se stessa? Dai, sì, ci riesco. Domanda numero 67, mai punta da un'ape? Sì, da un'ape, da una vespa. È molto più dolorosa la vespa perché brucia da matti. Però anche l'ape, insomma, non scherza. È brutto comunque. Domanda numero 68, mai pianto dalla felicità? Sì. Alla mia laurea sicuramente sì. Pianto di liberazione e felicità, sì. Domanda numero 69, possiedi dei vinili? No. Domanda numero 70, hai un giradischi? Avevo un giradischi quando ero piccolina, di quelli un po' da bambini, fatti così piccolini, dove io mettevo il mio disco, quelli piccolini così, dello Zecchino d'Oro, però non ce l'ho più. Domanda numero 71, usi gli incensi profumati? Odio l'incenso, quindi non uso gli incensi profumati, uso le candele profumate, quello sì, ma gli incensi proprio non li sopporto. Domanda numero 72, sei mai stata innamorata? Sì, direi di sì, lo sono anche adesso. Domanda numero 73, chi vorresti vedere in concerto? Allora, non sono mai stata a un concerto, come ho detto prima, però se dovessi scegliere penso che andrei ad un concerto di Ligabue. 74, qual è stato l'ultimo concerto che hai visto? Nessuno, non l'ho mai visto uno. Domanda numero 75, te caldo o freddo? Te caldo in inverno, te freddo in estate, ma non troppo freddo. Temperatura ambiente, il massimo che posso fare è temperatura ambiente. Domanda numero 76, caffè o tè? Tè, perché se dovessi prendere il caffè diventerei ancora più... come si dice, più agitata, già sono agitata di mio, se dovessi prendere il caffè non oso immaginare il mostro che ne viene fuori. 77, sai nuotare bene? Diciamo che so galleggiare, galleggio alla grande, so sguazzare. Domanda numero 78, riesci a trattenere il respiro senza tapparti il naso con le mani? Sì, cosa ci vuole? Sott'acqua? No. Attacco, no, mi entra l'acqua nel naso. Domanda numero 79, sei una persona paziente? No, la pazienza non mi appartiene nel modo più assoluto, voglio tutto e subito, è una cosa brutta. Domanda numero 80, DJ o una band o un matrimonio? Io dico DJ. No, non mi piacciono le canzoni rifatte da persone diverse rispetto a quelle che le hanno fatte, è un mio vizio. Mai vinto un concorso? No. Purtroppo non ho mai vinto un concorso. Ti sei rifatta? Domanda numero 82. No. Una volta mi è stato chiesto se mi ero rifatta le labbra. No. Non mi sono mai rifatta niente, sono tutta naturale. Domanda numero 83. Sai lavorare a maglia? No, però so lavorare all'uncinetto. Domanda numero 84. La stanza migliore per mettere un caminetto? Io dico la sala, anche se in camera ha il suo fascino. Domanda numero 85. Vuoi sposarti in futuro? Se qualcuno mi vuole sposare, io mi sposo in futuro. Che risposta è? Sì, io mi voglio sposare, bisogna vedere se la persona con cui sto mi vuole sposare. Vedremo. Vedi? Paura, eh? Domanda numero 86. Quando eri al liceo, perché avevi una cotta? Questa è imbarazzante come domanda. Avevo una cotta per un ragazzo, non dico il nome perché non si sa mai. E sembrava quasi che lui ricambiasse questa cosa, anzi... La cosa non è partita da me, ma c'era questo ragazzo che mi fissava in continuazione. Non era nella nostra classe, mi fissava in continuazione e quindi mi sono invaghita per questa persona per poi scoprire che era fidanzato, quindi ciao. 87, hai dei bambini? No, non ho dei bambini. 88, vorresti dei bambini? Sì, vorrei dei bambini, un domani. Domanda numero 89, colore preferito? Sono indecisa tra il giallo e il rosso perché mi piacciono tutti e due. Il giallo è il mio colore ideale preferito. Mentre il colore che mi piace indossare, tra tutti i colori, il mio preferito è il rosso. Chi ti manca in questo momento? Teo. Manca tanto Teo. Domanda numero 91. Che sensazione pensi di dare alle persone appena ti vedono? Io spero di dare una buona impressione, di una persona simpatica, disponibile, solare, anche che fa amicizia facilmente. Però tante volte penso di non dare questa impressione. E secondo me do l'impressione di una persona un po' altezzosa. In realtà è soltanto la mia timidezza che mi fa passare, lo dicevo anche in un vlog un po' di tempo fa, è solo la mia timidezza che mi fa passare per una persona un po' che sta sulle sue. Domanda numero 92, e tu invece chi pensi di essere? Io penso di essere una persona solare,
simpatica, alla mano, semplice. Non sono una persona troppo pretenziosa a livello di relazioni sociali. Domanda numero 93. Dici qualcosa del tuo carattere che nessuno mai sospetterebbe. Sono tanto lunatica. Oltre a essere testarda, impaziente e pigra, sono anche tanto lunatica. Mi sai qualcosa? Ma può darsi. 94. Dici qualcosa che ti piace fare e che sembrerebbe incredibile. Che sembrerebbe incredibile, non lo so, perché non penso che voi mi conosciate a tal punto da non credere che io possa fare quella cosa. Però mi piace cucinare, non solo i dolci, mi piace sperimentare. Passiamo alla domanda numero 95. Intanto Gigi mi ha dovuto abbandonare, quindi devo finire questo tag da sola perché è dovuto scappare. E fuori ci sono anche dei bambini che gridano come i pazzi, sembra che li stanno ammazzando. Beata gioventù. Passiamo alla domanda numero 95. Dici qualcosa che non ti piace fare che nessuno sospetterebbe. Anche qui non è niente di eccezionale, perché penso che sia una cosa che molti odiano fare, cioè stirare. Io odio stirare, lo odio dal più profondo del cuore. Poi, domanda numero 96. Dici quali sono i tuoi valori nella vita. Penso di averli già detti e stradetti, quindi credo di non dire nulla di nuovo. Se già mi seguite, i miei valori, i valori con cui sono cresciuta sono la famiglia, l'amore, il rispetto, quindi questi sono i miei valori. Poi, domanda numero 97, raccontaci la tua giornata ideale. Allora, la mia giornata ideale è quella di sabato, quando ci alziamo non troppo tardi, nemmeno troppo presto, intorno alle 9, facciamo una bella colazione con calma, senza correre, guardiamo un po' di televisione, sistemiamo un po' casa e poi usciamo, andiamo a fare qualche giretto, andiamo a trovare i miei genitori, i suoi genitori, andiamo in qualche negozio in particolare, poi pranziamo insieme, il pomeriggio di nuovo insieme, in giro, cena magari di sushi, perché no, un bel sushi, e poi uscire a bere qualcosa dopo la cena. Rientrare a casa, mettersi sul divano con la copertina, guardare ancora un po' di televisione, un film e poi andare a letto. Domanda numero 98. Quale messaggio daresti alle persone che giudicano soltanto in base alle apparenze? Direi di non fermarsi soltanto all'apparenza, come può essere scontato, ma di andare oltre e quindi di cercare di non criticare senza conoscere le persone, senza conoscere i contesti, senza conoscere il contorno della situazione. Io direi questo. Domanda numero 99. Wow. Perché stai su YouTube? Quali sono state le tue vere motivazioni? Allora, YouTube per me è iniziato tutto come un gioco, come un proviamoci, ma sì, perché non provarci? Ma adesso è diventata una cosa molto più grande, molto più importante, perché è diventata l'unica passione che io riesco a portare avanti, che sto portando avanti da 4 anni a questa parte. Molto molto spesso mi faccio prendere da hobby, passioni nuove, però poi non riesco mai a portarla avanti nel tempo, nel senso che io mi annoio molto facilmente, quindi per me YouTube significa anche la continuità di una mia passione, che sta durando nel tempo perché probabilmente mi piace veramente. Quindi è questo, YouTube per me non è un gioco, ma è diventata una cosa fondamentale nella mia vita, molto importante per la mia vita. Io adoro fare video, mi rilassa, riesco a staccare la testa magari dai brutti pensieri quando ci sono, riesco a sorridere grazie ai vostri commenti, quindi è una cosa molto importante per me YouTube, fa parte proprio della mia vita e mi rende anche orgogliosa di me stessa, cosa che è molto difficile perché sono una persona molto critica, faccio tanta autocritica, forse anche troppa, spesso me lo si dice. E quindi sentirmi orgogliosa per qualcosa che faccio è una sensazione che non provo molto spesso. Domanda numero 100, finalmente siamo alla fine. Chi taggo? Allora, io taggo tutte voi. Chi volesse rispondere a questo tag con un video lo può fare, ne sarei contentissima.
Chi vuole farlo nei commenti, qua sotto vi lascio le domande e rispondetemi nei commenti a tutte le domande, mi raccomando, non saltatene neanche una. E poi diciamo che taggo Elena, taggo Elisabetta, Claudia e Pamela, vi lascio tutti i vari riferimenti qua sotto nell'info box. Spero che rispondiate a questo tag carinissimo. E io niente ragazzi, vi saluto, sia per me, vi saluto anche da parte di Gigi che era qui fino a 5 minuti fa, si è dileguato così in un attimo. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Mua! Ciao!